un giorno, oggi vedremo una operazione classica che si fa con i video, vale a dire l'operazione di unire due o più video inserendo delle transizioni al passaggio da un video all'altro. Per questa operazione si usa questo programma che si chiama Shotcut, che può essere scaricato da qua, andando su Click to Download, poi si sceglie la nostra versione se Windows, Mac o Linux. Esempio, per Windows 64 bit si clicca qui oppure qui. Ci sono due siti in cui sono caricati i file di Shotcut. Quando si è scaricato il file sarà un file exe, ci si fa sopra un doppio clic e si procede, questo è il file, e si procede alla installazione di Shotcut, che non desta difficoltà. Questa è la interfaccia di Shortcut. Dunque, tutte le volte che si apre Shortcut va controllato se è l'ultima versione quella in uso. Quindi si va qui su Aiuto, informazioni su Shortcut, Shortcut versione 19.01. Se non fosse aggiornata, Shortcut ci mostrerà che il link per procedere all'aggiornamento. Dunque, bisogna inserire il nome del progetto quando si inizia, basta metterci anche un numero, per esempio 2, si inserisce 2. Qui si seleziona la cartella di destinazione del progetto, io ho scelto la cartella Downloads, si lascia automatico per impostare lo stesso frame rate del primo video che si carica, quindi si va sulla via. Verrà creata una cartella con il nome che abbiamo dato, qui vedete, cartella 2, perché ho dato il nome 2 al progetto. Questa cartella servirà per salvare il lavoro che abbiamo fatto nel caso in cui non lo finissimo in una sola sezione, una sola sessione, scusate. Si va poi su elenco di riproduzione e si trascinano i video da unire. In questo caso qui io ho preparato dei video tutti senza audio per evitare problemi. Si possono anche importare tutti insieme tenendo premuto CTRL. E questi sono i video. Questi verranno riprodotti qui nell'anteprima. Spostiamo il primo video nella timeline, cioè qui in basso. Questa si crea automaticamente la traccia video, con questo si va all'inizio, si può riprodurre il video. Per aggiungere un secondo video, si trascina il secondo video, sempre nella timeline. Non importa metterlo accanto, anzi, non bisogna proprio metterlo accanto. Si clicca nel punto, nello spazio tra i due video, ci si clicca sopra con il destro del mouse e si va su Rimuovi. In questo modo i video andranno uno attaccato all'altro. Vedete? Questa operazione è fondamentale per poter creare delle transizioni. Per creare una transizione si sposta il secondo video sul primo. A seconda della quantità di spostamento si creerà la durata della transizione. Io posso fare una transizione breve, per esempio di un secondo, oppure più lunga di 2 secondi o di 3 secondi. Vedete, si vede il numerino della durata della transizione. Adesso faccio una transizione di 4 secondi. Come vedete, la zona della transizione prenderà un aspetto diverso. Vediamo un po' la transizione di default, riproduciamo. Qui non c'è nessun effetto. Noi possiamo però impostare la transizione cliccandoci sopra e andando su proprietà. Si aprirà questa finestra in cui impostare
la transizione, lo stile della transizione. Si va qua su video, questa è la transizione dissolvi. Possiamo mettere la transizione barra orizzontale, per esempio. Vediamo un po' come succede con barra orizzontale. Si passa da una transizione all'altra con una barra orizzontale. Oppure possiamo metterci un'altra transizione. Magari aggiungiamo un altro video. Andiamo allora sempre sull'elenco di riproduzione. Stavolta scegliamo il video 4. Lo spostiamo qua. Come detto, non occorre metterlo accanto. Destro del mouse, rimuovi. In questo modo sarà adiacente, perfettamente adiacente al precedente. Si sposta per impostare la durata della transizione. Può essere un secondo, 2 secondi, 3 secondi. Facciamo di 3 secondi stavolta. Ci si clicca sopra. Dopo averci cliccato sopra, si va su proprietà. E si imposta il tipo di transizione. Quella, diciamo così, di default è dissolvi, vedete un po', cioè viene dissolto il primo video e automaticamente viene messo in primo piano il secondo. Abbiamo già visto l'altro stile, quello della barra orizzontale. C'è anche lo stile della barra verticale, della porta scorrevole orizzontale. Mettiamo questo, per esempio. Vediamo cosa succede. Vedete? Un altro stile. Poi ci può essere, possiamo provare anche altri stili, come vedete ce ne sono tantissimi. Porta scorrevole diagonale, porta scorrevole diagonale nord-ovest, sud-est, diagonale superiore a sinistra. Inseriamo un altro video. Andiamo ancora sempre sull'elenco di riproduzione. Stavolta mettiamoci il video 3. Qui, come sapete, dobbiamo cliccare con il destro del mouse e andare su rimuovi per poter mettere un video uno accanto all'altro per poter impostare la transizione. Si sposta il secondo video sul primo. Stavolta facciamo una transizione breve, soltanto di un secondo. Impostiamo, andiamo su proprietà. Vediamo come vedete, dissolve sempre quella che viene impostata di default. Ci sono anche diagonale superiore a destra, matrice cascata orizzontale, matrice cascata verticale, matrice serpentina orizzontale, matrice serpentina parallela, orizzontale, scorre V alto, iride circolare, iride doppia, contenitore iride, riquadro inferiore a destra, riquadro inferiore a sinistra, riquadro centrato a destra, orologio in alto e personalizzato. Dunque, poniamo per esempio. Mettiamo questa, scorre V, vediamo un po' l'anteprima. Ora, magari i video sono molto simili come aspetto, quindi non rende bene anche la transizione. Comunque, la transizione però può essere impostata sia come durata, con la quantità di trascinamento, sia come stile, quello che viene scelto in questo menu. Ma può essere impostata anche come morbidezza. Vale a dire, con questo cursore possiamo metterla con morbidezza da zero, cioè per dare una transizione molto molto violenta, diciamo così. Vedete? Oppure con la morbidezza massima per permettere una transizione molto molto più morbida. Ora un'altra personalizzazione della transizione
è quella dell'audio. In questo caso non ci sono, non c'è l'audio, ma possiamo inserire la transizione dell'audio con due opzioni. Una dissolvenza incrociata, questa, che è di default, vale a dire l'audio del primo video diminuirà fino ad andare a zero e contemporaneamente l'audio del secondo video invece aumenterà fino ad andare al valore massimo. Oppure possiamo mixare noi stessi la transizione dell'audio mettendo per esempio l'audio A al 100%, in questo caso si sentirà per tutta la transizione soltanto l'audio del primo video, oppure mettendo l'audio A allo 0, allora si sentirà soltanto durante la transizione l'audio del secondo video. Con dissolvenza incrociata invece gli audio avranno una diminuzione, l'audio del primo video diminuirà progressivamente e contemporaneamente aumenterà l'audio del secondo video. Dunque, mi pare di aver detto tutto. Poi, naturalmente, quando abbiamo creato tutte queste unioni di video, possiamo naturalmente aggiungere tutti i video che vogliamo, anche più volte. Qui, destro del mouse, rimuovi, si sposta, transizione. Qui si clicca sopra per evidenziarla, si va su proprietà, si imposta la transizione, facciamo edit doppia, si mettiamoci mix audio magari tutto spostato sul secondo audio, poi vediamo l'anteprima. Mettiamo morbidezza 0 così la transizione sarà più evidente. Quando siamo soddisfatti di tutte le unioni di video che abbiamo fatto e delle transizioni che abbiamo inserito, si può esportare il risultato dell'unione dei nostri video andando su Esporta. Qui questa finestra proprietà si può eliminare anche la finestra elenco di riproduzione, si sceglie il tipo di formato, in questo caso conviene scegliere un formato HTML5, cioè H264 High Profile di alto profilo. Si può comunque andare su avanzato per impostare i codec e il formato in questo caso sarà MP4 essendo H264. Possiamo eventualmente anche disabilitare l'audio, in questo caso non c'è l'audio. Comunque, quando abbiamo impostato i codec opzionalmente, così come la risoluzione, andiamo su Esporta File. Qui si dà un nome al video esportato. E quindi si va su Salva. Qui sulla destra si vedrà la finestra attività con il procedere dell'encoding di tutto il video risultante con le transizioni che abbiamo inserito. Alla fine della codifica si potrà riprodurre il video con transizioni che abbiamo inserito con i vari stili e con le varie personalizzazioni dei passaggi dell'audio e della morbidezza della transizione stessa. E questo è tutto. La prossima volta vedremo come dividere i video e co come salvarne magari le clip con una sola operazione, magari se vogliamo togliere o estrarre 3 o 4, 5 o 10 clip da un video, come farlo con una sola operazione. Arrivederci.